E siamo tornati con Luigi's Mansion. Nello scorso episodio abbiamo ottenuto l'elemento d'acqua che ci ha fornito un sacco di soldi. Abbiamo trovato anche un sacco di soldi. Adesso vorrei avere almeno 100 cuori, se non sono contento. Qua ci dovrebbe essere. Ah, il pagliaccio. Il pagliaccio. Sono molto preparato per il boss di quest'area, perché servirà molto la mira. Devo andare di qua, vero? No. Perfetto. Bisogna andare di qua, dove qui c'era il ciccione obeso grassone. Poi qua c'era la cucina, la lavastoviglie, la cucina, sì, lo sapevo. Qui c'è l'elemento d'acqua che ci servirà, vabbè. Perché sei spawnato te? Tu non dovevi spawnare. Vai via, vai via. Allora, io dalla distanza perché avrei molta paura che mi schiacci. Qui non c'è niente. No, vabbè, andiamo avanti. Spruzziamo l'elemento acqua e apriamo la porta. Devo prima aspettare che evapori il tutto perché se no. E qua bisogna annaffiare questa pianta in ogni area, cioè ogni fine area, ogni inizio area. Per sicurezza ogni fine inizio. E qui c'è un cane. Abbaia mentre dorme. No, non dorme, non dorme, non dorme. E vi cercherà di acchiapparvi. Questo cane si chiama Mastino. GG. No, lo posso anche trollare. Prendimi, prendimi. Poi mi prende per davvero e poi lì si battono. Signor Tottosi, che diamo di far stare zitto quel cane? No, 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 no. Ok, farà spawnare un osso fantasma. E adesso possiamo acchiappare il cane. Il cane della villa. Mastino. E anche lui fa. Non ti permette, non ti permettere. Ok. GG. No, non volevo quello. Vabbè, ho 100 cuori. Speriamo di aver fatto oro con Mastino l'apico. E qui brilla, brilla tutto. Eh già. Allora, in teoria dovrei tipo analizzare questo. Sì. E appariranno tre signor Tossi. Questi sono gli unici del gioco, se non sbaglio, non mi ricordo. No, 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 no. No, non ci riesco. Non ci riesco. Tira. Sì, ma non in faccia a me, grazie. Questo muro me lo tira in faccia? No, perché c'è una mira di merda. Ci riuscirò. Ecco, spawna. Devi spawnare lanciale l'osso. No. No! Ah, ok, mentre non è in piedi si deve prendere. Ho l'inizio alla fine. E analizziamo le tombe. Penso che ci si arrivi sempre impreparati. Alla morte. E quindi andiamo vicino a questa barra. Cosa potrà mai accadere se non che cade un fulmine dal cielo? E spawna un fantasma. Lì ci dovrebbe essere un Todd, ma non c'è.
come al solito il boss ti teletrasporta in un'altra dimensione parallela. E ecco il nuovo boss dell'area, Ombretta. Ho già 90 HP, quindi iniziamo proprio benissimi. Benissimo. Cosa bisognerà fare? Aspirare le ombre e sbattere in faccia. Perfetto, si vede che c'è una mira di me. Prendere le ombre. Magari vedere dov'è. Mirare. E prenderla senza che ci attiri nelle sue ombre, perché questa è proprio una bastarda. Ma l'ho fatto appena in tempo. Ah, ho perso 2 HP, quindi troppi, troppi, troppi. Possibilmente forse è meglio quello grosso. Cioè, perché quello grosso forse è pure meglio. E ovviamente si teletrasporta. Ho perso 10 HP. Ah, siamo ritornati alla fase 2. Mi spuni proprio addosso, eh. Sì, ma mi fa spawnare pure 150 miliardi di copie. Perfetto. Dov'è? Dov'è? Ok. No. Preferisco non catturarti. Non catturarti. Sessanta, cioè in realtà è 180. Allora vediamo la mia mira. La mia mira. Ah, ok, l'aveva preso. Ti prego. Penso che più inchiostro, cioè ombra. E l'abbiamo catturato. Se non faccio almeno un oro, io direi che mi arrabbio tanto. C'è una cassa d'oro. Apriamola. Apriamola. No. Luigi, mi senti? Non so io sentirti che stai bene. Ho preso il segnale a caso del fulmine. Mi sono in una lotta. Perché non torni al laboratorio? Cosa? Pensi che il fulmine abbia già il parco che si mira? Preoccuparti, quel fuoco può aver arrossito tutto quanto, ma sono certo che il portachiavi Mila funziona ancora a meraviglia. Ben fatto Luigi, senta forte. Sembra che il tuo aspiravolo sia pieno di fantasmi. Che dici di mettergli un buon vecchio ritrattificatore di spettri? E abbiamo finito anche quest'area. Avendo catturato almeno 6 fantasmi. I fantasmi sono invisibili. Allora dobbiamo renderli visibili. E subito trasformare invisibili dei fantasmi. Oro, Ombretta. Oro per la coppia dei ballerini. Oro per il maggiordomo. Oro per Melody. Oro per il ciccione grasso obeso. Oro per bene, siamo riusciti a trasformare quei fantasmi in ritratti. Grazie a tutti, Luigi. Sono 6. Signor Golosi, Conugi Piruetti, Melody Pianissima, Ambrogio Brividi, Mastigno, non Mastigno, no, e Ombretta. Tutti oro. Impro 9. Ma sono 6. Ma. E sì, vediamo in tutto l'oro e abbiamo 29 miliardi.
o milioni. 4 rubini, 4 smeraldi. No, i rubini sono 4 zaffiri, 4 smeraldi, un rubino, un diamante d'argento e le perle di saggezza. Ah, forse il totale di fantasmi. No, non mi trovo. Sì, forse il totale di fantasmi, perché 6 più 3, che 3 erano dell'area prima. Quindi sì, mi trovo. E salviamo.